contrario. Un modo per dare un senso fantastico alle parole è quello di deformarle. Per farlo possiamo usare una lettera a vostra scelta e metterla davanti ad una parola. Io stesso ne ho fatto uso di parole. Prendiamo per esempio la lettera S e vediamo come con questa trasformiamo un temperino, oggetto quotidiano e trascurabile, in uno stemperino, oggetto fantastico e pacifista, che non serve a temperare e a rifare le punte, ma a farle ricrescere. E sono così tanti gli oggetti che si possono creare che ho dovuto inventare un paese fatto apposta, un paese che ha incuriosito anche il nostro infaticabile Giovanni, il paese con la S davanti. Thank you.
so bene che il futuro non sarà mai bello come una fiaba. Ma non è questo quello che mi piace. Giovannino per i giorni, viaggiando in micromotore, una volta capitò nel paese senza errore. Là tutto era perfetto, tutto bello, tutto rosa, ogni cosa al suo posto e un posto per ogni cosa. Gli scolari, tutti bravi, i maestri, tutti pazienti, perfino i cani da guardia erano sempre sorridenti. Non c'era una cosa brutta, non un giornale bugiardo, mai una sedia scomoda o un orologio in ritardo. Giovannino era felice in quel mondo senza difetti. Poi all'improvviso si svegliò nel suo letto. Aveva dunque sognato? Forse. Però chissà, i sogni quando si vuole diventano realtà. Oh.
Grazie, avanti. Scegliamo noi. E finale? Sì. Io mi sono permesso ovviamente di trasformarla negli uomini reppanti, sono sicuro, sono certo che non mi farà causa.